Buongiorno, aggiornamenti dal laboratorio questa sera. Ma perché questa sera? Buongiorno! Allora amici, breve aggiornamento dal nuovo locale. Allora, il nostro elettricista, vedete, ha usato quasi tutte le guide che gli consentiranno poi di stendere i cavi. Sono 5 guide sul lato più lungo del locale e 3 guide trasversali. Questa è una fase importante del lavoro perché gli consentirà appunto poi di stendere tutto il sistema dei cavi per il cablaggio del locale. Qui abbiamo ancora il nostro isolante pronto ad essere accolto nel soffitto e qui le piastrelle dei bagni. Qui abbiamo un armadio rack dove inseriremo tutti i nostri sistemi informatici. Insomma, si va avanti, speriamo di finire presto. Comunque anche i lavori stessi sono un continuo ragionamento, un continuo cambiare, modificare, per cui sono stimolanti. Finalmente abbiamo sistemato la perdita d'acqua dal terrazzo di sopra, è stato isolato, quindi a questo punto siamo sicuri, tranquilli e si va avanti. Ciao ciao. Aggiornamento dal laboratorio, questa mattina siamo in compagnia di Raimondo Mantovani. Ciao Raimondo. Ciao ciao. Della Macca Edilizia di Perugia, che è l'azienda che ci sta fornendo il materiale per l'isolamento termico e acustico. Ora Raimondo ci dirà un po' qual è la scelta dei materiali che abbiamo fatto, il perché e come stiamo andando avanti con i lavori. La scelta del materiale era già dall'inizio, quando mi si chiese di fare un progetto un pochino coerente con il loro spirito dello studio naturalistico. Pertanto, con i miei prodotti, che la canapa e la fibra di legno, la sostenibilità significa più possibile usare dei prodotti rinnovabili, naturali, che riescano anche a dare del comfort esterno e interno. Volevo sottolineare il fatto che stiamo lavorando su un edificio comunque datato, quindi è possibile intervenire con una riqualificazione anche su edifici comunque sì, di 30, 40, 50 anni fa. Dici un po' quello che stiamo facendo qui. Beh, c'è un muro a pietra, un muro anche laterizio, e praticamente è stato fatto un isolamento dall'interno per proteggerci dal caldo e dal freddo. Qui è stato fatto un isolamento di fibra di legno, il soffitto è fibra di canapa sulle pareti. Se entra vapore nella canapa e dopo non riesce, il problema è che si creano delle condense. Invece abbiamo messo una membrana traspirante che fa in modo che se si creasse la spinta del vapore dall'esterno verso l'interno rientra nell'ambiente, e questo per far sì che l'isolamento sia asciutto. Questo è il telo che abbiamo usato, che fa appunto passare il vapore quanto ne basta, però lo fa anche rientrare per tenere asciutto l'isolante. Questo è il pannello di fibra di legno del soffitto da 10, sì, no? Sì, il pannello da 10 del soffitto. Questo è un pannello invece in canapa da 6 cm, abbiamo messo uno spessore di 12, 6 più 6, un minimo di PET riciclato, diciamo, per tenere insieme le fibre. La parete esterna vengono poi rivestite in Fermacell. Dici un po' la differenza tra Fermacell e cartongesso tradizionale. Ha una massa decisamente in 30% più del cartongesso, molto stabile ai vapori, alle umidità, acusticamente e anche al colpo è molto molto più resistente. E questo è un impasto di gesso e carta riciclata, e viene pressata e si escono fuori dei pannelli di vari spessori. Per quanto riguarda il soffitto, abbiamo messo dei pannelli in fibra di legno, che ha una grande capacità di accumulo termico. Dici un po' con che andremo poi a tamponare il soffitto anche per la questione acustica. Abbiamo scelto anche lì un pannello un po' particolare. Abbiamo scelto un pannello che è accoppiato con una gomma pesante, 2 mm, che va a soffitto acusticamente, perciò abbiamo l'effetto massa, molla, massa. Significa che la massa è il solaio, la molla è l'isolamento termico fibroso e la massa sotto è questo pannello in cartongesso accoppiato con un isolante pesante. Su certi pannelli che abbiamo usato c'è una leggera presenza di PET riciclato, ok? Invece su un pannello in fibra di canapa dentro, per tenere i pannelli insieme, c'è il mais.
si lega insieme, non c'è niente di sintetico. Ok, quindi invece il PET dov'è che lo troviamo? Sulla fibra di legno. Ah, ok. Raimondo, dici un po' la vostra azienda dove si trova e appunto voi siete specializzati anche in bioedilizia, quindi sì, insomma, dacci sì, un po' sì, i riferimenti. Cioè, abbiamo questo settore, via Sette Valli, a Perugia, storica, seria, solida, e abbiamo questo settore, diciamo, di edilizia sostenibile da sempre. Stiamo costruendo una sede nuova, stiamo ampliando tutta la sede e anche lì si utilizzeranno prodotti naturali, sicuramente. Poi Raimondo è il numero uno, quindi contattato. Allora, un aggiornamento. Come vedete, stiamo proseguendo con la copertura del controsoffitto. Vedete, il locale sta prendendo un altro aspetto. La cosa importante, però, l'aggiornamento principale è la nuova parete divisoria. Vedete, sulla parete abbiamo creato questa apertura che sarà il locale dove effettueremo le lavorazioni principali con il legno. Vedete, già abbiamo una combinata, questo è il nostro aspiratore per la segatura, ma come vedete ancora c'è molto caos in giro. Ci vediamo presto per nuovi aggiornamenti. Ciao ciao.